non ci stiamo più. Angelo, tutti uomini stasera. Stasera ho portato tutti uomini perché abbiamo deciso di fare la guerra alle donne. Ho capito. Siccome è vero, Adriano, dichiarata guerra alla... Presentaci, Adriano, questi personaggi, ricordando, voglio ricordare prima di presentare questa puntata, che è una puntata speciale perché è stata fatta in onore di una persona che non c'è più, il nostro Alberto Mancusi, che era il parrucchiere dei VIP, era soprannominato, aveva, esiste ancora questo negozio, dopo presentiamo le persone che continuano a condurlo, ma lui era un personaggio eccezionale, no? E tutti i VIP, tutti i ciclisti inizialmente andavano lì a farsi barba e capelli e poi dopo si sono uniti altri VIP, per cui una volta che è venuto a mancare è stato organizzato un evento di cui poi successivamente vedremo le immagini, un bellissimo evento dove hanno partecipato tanti artisti, tanti cantanti, ma non voglio anticipare niente, passo la parola a te, parti da destra verso sinistra. Allora, gli ospiti di questa sera, cominciamo da Paolone Supereroe, il nostro Adriano Galli, abbiamo l'onore di avere con noi stasera Rodolfo Maria Gordini, e il maestro ci è venuto a trovare anche di qua. Passiamo alla nostra sinistra, dove abbiamo qua in prima fila un personaggio inquietante, Henry Zaffa, sì. Walter Castelli, sì. Francesco Mancusi, che è il fratello, forse non sbaglio, il fratello, no, sono, vabbè, dopo ne parliamo. E poi abbiamo il nostro grande Thomas Incontri, anche lui ci è venuto a trovare stasera. Sono contento, dai, abbiamo dei bei personaggi stasera che possono dare dei consigli. Aspetta per gli acquisti. Devo presentare il nostro pianista Beppe Petruzzini. Sì, eccolo lì. E ogni tanto me lo dimentico. Ok. E il nostro Elvis. Il nostro avevo Elvis. Una proposta stasera io. Ci visto fai un pezzo qui... di Elvis alla pugliese? Mi ha già preso alla pugliese? Proprio alla pugliese. Magari dopo faccio un pezzo. No, faccelo subito, un pezzo alla pugliese di Elvis. Un pezzo alla pugliese, sì, vai. Willow willow way, come on, son of a bene. A sigaretta mo che ve facen. Usceme. Quanto è bella lo primo amore, lo secondo è più bella ancora. Grande Beppe, e che è Elvis? Che c'era Elvis? C'è qualcosa che non quadra. Harry, c'è qualcosa che non quadra qui. Sì, no, più che Elvis mi sembrava Tony Sant'Agata. Ma Tony Sant'Agata questo, ormai sì, sì, Tony Sant'Agata. Senza nulla togliere a Tony Sant'Agata. C'è qui, no. In questa canzone si diceva quanto è bello lo primo amore. Tu ti ricordi la prima volta che hai fatto l'amore, no? Ricordiamo che Adriano Galli è un attore hard degli anni 90, hai fatto più di 700 film, no? E poi dopo, cosa è successo? Che hai smesso? Non mi tirava più. Ah, ok. Questa la teniamo. Siamo dopo le 23, no? Perché io poi parlando con Francesco Mancusi, che è il figlio di Alberto, no? Giusto? È stato colui che insieme al nostro Walter Castelli hanno organizzato questo bellissimo evento dove abbiamo toccato una punta di quasi 1000 persone, no? È stato fatto a Senago nello stadio comunale e sono venute diverse persone dello spettacolo e anche ciclisti famosissimi. Adesso insieme a Francesco noi abbiamo deciso comunque di parlare del babbo che non c'è più in maniera allegra, perché è giusto ricordarlo così. Dai, dici due parole, Francesco. Sicuramente la serata è stata dedicata a lui per quello che aveva lui, per il modo di porsi verso la gente, per il fatto che era un grande organizzatore, gli piaceva molto vivere serate allegre, per cui coinvolgendo personaggi, coinvolgendo amici, cercando sempre di creare tutto quello che era una festa, per cui lui era sempre in festa. Quando c'erano le persone era sempre in festa, per cui ho cercato di portare quello che lui ha avuto sempre nel cuore, per cui l'allegria, la festa e il divertimento. Passiamo il microfono a Walter,
con cui ieri parlando, no, mi raccontava di questa grande forza che aveva Alberto, no, di tirare sul telefono, di chiamare e di dire sto arrivando alla tua mamma, chi è? Allora spiega chi sei tu. Ma io sono un amico da 45 anni di Alberto, ho conosciuto anche Francesco, il figlio, e abbiamo pensato di fare appunto questa cosa allegra, non doveva essere un ricordo triste, ma un ricordo allegro di Alberto. Di aneddoti ne potrei raccontare a migliaia, starei qua una sera intera, ma non è il caso. Ricordo solo alcune cose, che lui era in giro in Svizzera con i corridori, allora c'era la Mercatore 1, mi telefona al pomeriggio in Svizzera, a Zurigo, mi dice: oi, guaglio, prepara subito a mangiare che arriviamo tutti con la squadra, in napoletano naturalmente. Io dovetti preparare tutto a casa mia, arrivarono tutti, rimasero a mangiare fino alla sera tardi, era il suo modo di fare amicizia con tutti, di rimanere con tutti, quindi un personaggio veramente, per chi ha avuto modo di conoscerlo, eccezionale. Quindi diamo un grosso ciao Alberto che ci guardi da su, ti dedichiamo questa puntata. Volevo ricordare che Francesco, che è qua presente, è due volte campione del mondo di taglio. È vero. Quindi non è un personaggio da poco. Più che altro avrei un cliente un po' difficile da darti, che è il nostro Rodolfo Maria Gordini. Parlando di Tambiasso, andiamo dalla parte opposta. Tra l'altro lui era bambino, ma io mi ricordo insieme a Conforto, Bruno Conforto, venivamo, e lui partecipava anche attivamente dal punto di vista economico alle manifestazioni, e io allora scelsi proprio Senago, la Villa Borromeo di Senago, per fare il primo tributo a Luciano Pavarotti. Ho conosciuto poco prima, qualche anno prima, il papà, e quello che mi dite in effetti me lo ricordo benissimo. Allora, Henry. Sì, sì, ho il microfono. Henry Zaffa. Sì. Ci siamo conosciuti sul campo. Sul campo, pochi giorni fa, di persona, però io ti avevo già visto. Prima di questo, tu hai una storia che è interessante. Sì, cioè, raccontaci. No, non ho la sua storia, io non ho iniziato a 14 anni. Non hai iniziato a 14 anni? No, 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 molto dopo. Tu hai iniziato a 18 col puffo. No, cioè, per storia cosa ti riferisci? Dillo chiaramente. La tua storia, diciamo, professionale da cabarettista. Ma diciamo, una delle cose più belle da cabarettista che posso così aver fatto è stato l'aver creato insieme ad altri due comici, Dado Tedeschi e Fabrizio Canciani, quel che è stato il primo laboratorio di cabaret, penso, in Italia, che era lo Scaldasole. Lo Scaldasole. Poi dallo Scaldasole sono nati tutti altri laboratori, all'epoca Zelig non faceva ancora il laboratorio, fu andando poi a Zelig insieme a Renato Trinca, facemmo una riunione con Bisio e Giancarlo Bozzo, e da lì partì tutta una serie di cose che hanno portato, prima c'era portato a creare quel che era un certo tipo di andamento del cabaret, che poi Zelig ha creato anche Zelig Off. Però il primo laboratorio di cabaret è stato questo famoso Scaldasole. No, mi ha fatto Adriano, mi ha fatto colpo una battuta che ho letto sul suo Facebook, che diceva: ma se staglio alla macchina senza olio, olio alla macchina senza staglio? È un casino, nonostante il nostro maestro sia un personaggio a livello musicale, lui nasce da una storia ancora attiva tuttora, no? Di cabarettisti, sì, di personaggi, oddio, del mondo della notte, quelli della notte, no? Dico bene. Certo, esattamente. Tu collabori con Arbore tuttora, Arbore ha quanti anni ha adesso? Arbore ormai ne fa 80, anche 80. Se è un eterno ragazzino, ormai 80 anni ci sono. Salutiamo Renzo, ciao, grande Renzo. Ma no, lo spirito è quello, sì, le collaborazioni. Io spesso nei miei spettacoli, alternando il discorso musicale, ho avuto ospiti questi personaggi dell'umorismo. Il mio primo vero lavoro fu proprio una commedia musicale ironica
da cui presero gli spunti di determinati personaggi che ancora oggi, come quando è venuto a trovarci l'amico, la signora Coriandoli, Maurizio Ferrini e tanti altri, eccetera. Ma io amo molto il cabaret, Renato Converso è mio fratello, quindi abbiamo queste... L'ho visto su Rai 3, Ferrini. Sì, sì, anche ieri, sì, sta ritornando e aveva ancora molto da dire, è un giovanotto di ricordiamo Renato Converso, che è il fautore di un locale molto... La Corte dei Miracoli. Molto famoso a Milano, la Corte dei Miracoli, l'ultimo... Bravo. Un locale protetto dal WWF, perché sta sparendo questi locali. È vero, infatti stiamo cercando di organizzare qualcosa per evitare che questo accada. Ok, adesso allora, Henry. Sì. È una puntata molto bella, siamo in tanti, abbiamo poco tempo, per cui a questo punto, Mirella, direi di andarci a vedere il nostro inviato speciale, più inviato che speciale, che si è infilato dentro lo stadio dell'evento benefico e è andato a intervistare tutti i personaggi che c'erano. Oltretutto non ha intervistato Henry, che era lì in campo e ha segnato il terzo gol, mi sembra. No, era il secondo gol. Ma chi ha vinto sta partita poi? Ciclisti o... Quelli che hanno segnato il secondo gol, perché dopo si siamo fermati. No, ah. Noi contro i ciclisti, noi abbiamo vinto, noi. No, andiamo a vedere questo videoclip bellissimo e poi ritorniamo qua in studio. Vai regia. Voi fate un servizio incredibile perché salvate la vita alla gente. Parlami un po'. Cosa devo dire? Siamo tutti volontari qua stasera. Un'associazione dove coi dipendenti, perché io sottolineo che sono anche dipendenti, facciamo un gran lavoro, seguiamo tutte le manifestazioni, facciamo interventi di qualsiasi genere, facciamo anche il 118, abbiamo una macchina H24 su tutto il territorio che con l'aiuto dei dipendenti e dei volontari riusciamo a coprire. Definiscono come degli angeli, per noi è una passione, posso dire molti volontari di noi lo facciamo per passione, perché ci piace. E comunque grazie che ci siete. Grazie a voi invece che ci sostenete, perché senza di voi non riusciremo neanche ad andare avanti. Ce ne vorrebbero tante di persone così, perché veramente io ho passato le brutte cose anch'io nella vita e persone così aiutano. Ma grazie per l'incoraggiamento, non so, veramente, grazie a voi, grazie. Allora, sono qui con Alessandro, che è un ragazzo veramente bello, lo invidio, perché sei veramente un bel ragazzo. Parlami di te. Mi chiamo Alessandro Bivi, sono Mister Italia 2015. Anche io sono venuto qua a giocare oggi. Ho vinto il titolo, sono di Udine, ho vinto il titolo di Mister Italia il 10 di settembre ad Ascoli Piceno. E qui sono con molta gente, molta gente che è qua venuta a vedere quest'oggi questa partita e speriamo di farli divertire un po' tutti quanti. Mi darò da fare, assolutamente. Penso che la strada la farai sicuramente. Grazie mille. Ok, grazie a te. Perché ti chiami così? È una lunga storia. Perché tanti anni, tenevo gli occhiali perché è maleducazione avere gli occhiali di sera. Perché tanti anni fa DJ Francesco, o meglio Francesco Macchinetti, che è il mio migliore amico, mi ha dato questo nome. E quando lavoravo a RTL con lui e con il Giacchetto, perché facevamo questo programma in questa piscina, lì è nata la canzone del capitano. Lui era il capitano Uccino, io quello che faceva più casino nell'acqua. Nell'acqua chi è il disturbatore di solito è lo squalo, quindi è nato l'uomo squalo, quindi è nato il mio personaggio. E anche se mi guardate di profilo, la pinna è proprio la pinna dello squalo, il mio naso, quindi diciamo che ci siamo perfettamente. Se ti metti sott'acqua, perché si spaventano i turisti. Guarda. E infatti spaventano tutti quando io faccio tiro fuori la pinna, ma la pinna è questa, ragazzi, non pensate male. Non l'altra? No, l'altra, non ci mancherebbe altro. Senti, cosa fate stasera? Stasera facciamo divertire un po' il pubblico che è qui questa sera, che vedo che già c'è tanta gente per essere ancora, diciamo, il pre-gara, perché la partita inizierà più tardi, quindi ci sarà molto divertimento, tanti artisti che giocheranno per un grande scopo, che è la solidarietà, quindi noi siamo sempre presenti quando c'è la solidarietà. Io con Ciro 5, con la mia radio, siamo sempre, diciamo, aperti a fare queste iniziative, quindi è una serata bellissima. Posso intervistarvi tutti? Certo, li puoi intervistare tutti. Okay. Grazie, grande. Beh, ha detto squalo di te. Intervistare grazie. Stasera qui allo stadio di Senago la grande Bedi Moratti. Buonasera a tutti, buonasera, grazie dell'invito. Mi fa piacere essere in questo ambiente, vedere giocare
sempre per beneficenza. E mi sembra una serata molto bella e spero che vada tutto bene. Sarà una serata importante che si ricorderà e io sono assolutamente felice di essere qua. Grazie comunque. Grazie. Ho l'onore di essere qua con il grande Tiziano Crudeli e Elio Corno. Ragazzi, voi siete nemici o amici? Voi? Siete nemici o amici? Noi siamo amici, ma nemici quando parliamo di calcio. No, io non sono suo amico. Io ho vinto 7 Champions League, lui no. Anch'io che sono milanista, però anche l'Inter va bene. Sono 20 anni che lo sento dire, ho vinto 7 Champions League, non cambia mai il ritornello. Ormai è monotono. Non le vinciamo più per quello, Esatto. Quest'anno però andiamo male, Sì, andiamo male, veramente male. Le critiche ci stanno tutte perché abbiamo preso una lezione di gioco, una lezione umiliante contro il Napoli. Ne prendiamo atto. Comunque siete eccezionali tutte e due, per me è un onore essere qua. Grazie. Grazie a voi, grazie. Grazie. Grazie Tiziano. Grazie. Allora, sono sempre qui col mio squalo preferito e col grande pizza. Ciao fratelli, a colazione! Ragazzi, voi due adesso, vedi, ero da solo, adesso è arrivata anche pizza e quindi chissà che pizza che faccio. Ma perché intervisto sempre uomini qua? Perché sai, adesso se vuoi ti porto mia moglie, così intervista anche mia moglie, non si sa mai, sai, ti dà degli scoop pazzeschi, non si sa mai. Allora, siamo qui per far beneficenza, lo sappiamo tutti ragazzi, perché quando si fa col cuore si fa solo bene. La neurologia per il besta, quindi noi ci siamo, siamo sempre qua. Bravo. È importantissimo questo. Noi ringraziamo tutti coloro che sono venuti. Sono tanti, quindi non ci aspettavamo che c'è tanta gente, quindi... Buono, vuol dire che siamo ancora uniti noi popolo italiano. Sì, viva la Brianza! Trovare dei personaggi come voi che si mettono. Che si mettono. Numeri uno, io vi bacio, ci guardiamo la partita che è uno spettacolo emozionante. E pizza farà un giro di campo, l'ha promesso, quindi. Ma sì. Poi bisogna vedere come lo fa con i bicchieri, magari c'è una forza correndo. No, a digiuno no, ragazzi, ho iniziato a fare gli allenamenti, ma gli allenamenti sono di camminata, perché il dottore mi ha detto devi camminare! Così dimagrisci! Certo! Perfetto, a dopo! Ciao! Grazie! Ciao, grazie fratello! Ciao. Allora, siamo qui sempre a Senago. Per questa attività benefica, questa manifestazione benefica. Sono timida, allora no. Io ho fatto l'Isola dei Famosi, vabbè, nel 2008, nell'edizione di Belen, la muratura per tutti quanti, perché faccio il muratore di giorno, però di sera, insomma, quando si possono fare queste opere benefiche, ben vengano. Sono stato invitato, accettato molto felicemente. Insomma, c'è una cosa che possiamo fare di buono è quella... Penso di essere personaggi più o meno famosi, di dare una mano su queste iniziative. Se non facciamo noi che stiamo bene queste cose per chi sta meno bene, forse bisognerebbe mettersi un po' una mano sulla coscienza. Quindi il mio intervento è semplicemente per dire cosa vi costa venire. Cosa costa fare del bene a questo mondo? Niente, zero. Soprattutto per un ospedale così importante come il Besta e una patologia così importante. E tu? Io sono Maura e sono una finalista del concorso di Miss Over che si terrà tra una ventina di giorni e diciamo che anch'io nel mio piccolo cerco di fare qualcosa per una causa che è veramente molto importante, essendo anch'io stata toccata in una malattia un po' importante, sono particolarmente sensibile a questi eventi. Mattone su mattone si costruiscono palazzi, ragazzi. Purtroppo mancano i muratori, quello è il problema. Siamo le muratrici. Grazie. Grazie a tutti, ciao. Allora, grazie, siamo qui grazie. Sempre a questo incredibile evento. Siamo con la nazionale delle modelle di Amica. Allora, devo presentarle una per una, sono un po'... Parto da lei. Ciao, sono Jessica e gioco nella squadra nazionale modella Amica da 2 anni. Tu? Io sono Martina e invece gioco da 1 anno. E tu? Ciao, io sono Sara e gioco anche da 2 anni. Stasera cosa fate qua? Siamo ospiti alla serata in quanto serata di beneficenza come le nostre serate tipo. E tu anche? Sì, siamo qua per la serata di beneficenza. E anche tu? Sì. Allora, siamo sempre qui in questa serata stupenda per il Besta e siamo qui con un grandissimo, con Patrick, il Gongolo. Eh sì, buonasera a tutti, sono felice di essere venuto a questa iniziativa di beneficenza sportiva dove tra l'altro si gioca contro i ciclisti,
E io stesso sono appassionato di ciclismo, mountain bike. Invece per la nazionale artisti giochiamo a calcio, io non so che ruolo ho, presumo la porta per la mia stazza, insomma, che è appesantita, solo che non so giocare a calcio, quindi mirate a me direttamente, io cercherò di parare passivamente le pallonate. È molto bella come iniziativa e speriamo invece, ma vedo che c'è molto pubblico, che è gremito lo stadio, quindi gli organizzatori hanno fatto un ottimo lavoro, per noi è un piacere ritrovarci a divertirci insieme, se poi fa del bene è questo lo scopo ed è importante riuscire a far cassa, insomma. Infatti, comunque ti ringrazio tantissimo, sei veramente un grande. Ciao, grazie a voi comunque, buona serata. Per me è un piacere essere qui con voi, con i Dogo, grandissimi. Come mai siete qua, ragazzi? Siamo qua perché abbiamo avuto questa proposta, non potevamo mancare, siamo sempre sensibili a questi tipi di manifestazioni. È una cosa bellissima che personaggi come voi, che siete dei veri personaggi, ma veri, siete qua. Grazie per i veri personaggi, in realtà non siamo proprio verissimi, però teniamo duro. Grazie, grazie veramente. Complimenti. Sono felicissima che Francesco appunto mi ha contattato per questa iniziativa, credo molto importante per il suo papà, so che ci teneva tantissimo, sono intanto felice del tempo perché eravamo tutti un po' preoccupati, quindi siamo qua, c'è un pubblico numeroso, speriamo comunque di divertirci. Riguardo me, che dire, magari tanti non mi conoscono, tanti sì, io conduco da tantissimi anni un programma in prima serata sul lotto, sull'estrazione del lotto in un canale nazionale che è 7 Gold, quindi per quello che dicevo gliel'avevo promesso che avrei fatto di tutto per esserci e sono qua, quindi sono felicissima di essere qua con voi, speriamo che sia una bellissima serata di divertirci tutti insieme. Grazie di cuore, veramente grazie. Allora sono qui con Bogno e Luca. Cosa fate qua, ragazzi? Ah, noi siamo dei Borotalco, siamo originali per questi vestiti. Siamo qui e cerchiamo di far vedere che anche nonostante questi vestiti giochiamo a calcio. Poi in che modo non si sa, però giochiamo, ci proviamo. Ce la fate? Lo vedremo tra poco. Ce la fate? Abbiamo un po' di roba da smaltire, come vedi. Beh, è bello però vedere ragazzi che si prestano a questi eventi che sono importantissimi, è vero? Assolutamente, siamo qui apposta e vediamo, speriamo esca una bella partita per tutti, dai. Cercate di vincere, ragazzi. Voi, iniziamo a giocare e vediamo se arriviamo fino alla fine della partita. Poi vediamo. L'importante è partecipare. Grazie, ragazzi. Ciao, grazie. Allora, sono qua con Mario Riso in questa splendida serata di beneficenza. Mario, parlami tu di te. Non ce n'è bisogno, però. Ma guarda, io sono un ragazzo estremamente fortunato. Ho sognato di fare della mia passione un lavoro e ci sono riuscito. Sono alla batteria da una vita, mi occupo di musica grazie a Rock TV e Pop TV e ho avuto il piacere di partecipare a tante manifestazioni come queste dove proviamo a restituire la fortuna che abbiamo avuto. Sei eccezionale. Figurati, grazie a tutti, ciao ciao. Grazie. Scusate per la figuraccia, ma mi sono emozionato davanti a Juan Jesus, non ho preso la traversa, vabbè, succede. Troppa gente. Allora, volevo essere qua anche con Thomas Incontri in questa splendida, splendida serata di beneficenza. E Thomas, dimmi tu. Beh, c'è tanto da dire, anche tanto da vedere e da vivere soprattutto. Una cosa che ci tengo a dire agli amici che ci seguono da casa è questa. Qui c'è un'adrenalina pazzesca, un'energia incredibile, perché è vero che c'è sport, spettacolo, ospiti, musica, ma c'è anche tanta solidarietà. Quella vera, e quindi è bellissimo, ragazzi, un'emozione pazzesca. La cosa bella, noi siamo fortunati, facciamo un lavoro che ci divertiamo, è fantastico e grazie al cielo stiamo bene. Quindi poter fare della solidarietà, investire del tempo per la solidarietà, per me è davvero, è da pelle d'oca, ragazzi. Sei un grandissimo, grazie. Grazie a voi, ciao, alla prossima, grazie. Un piacere. Di Tele Milano e di Joker, siamo i migliori in assoluto. Siamo in onda? Siamo collegati. Siamo su Tele Milano? Siamo collegati con Tele Milano che ci ha ospitato ieri sera. Abbiamo fatto emozionando show con Maria Letizia Somma, Riedo, Paolone Supereroe, ospite c'era pure di Joker. Adesso siamo qua per un evento benefico perché noi siamo energia, amore, sensibilità, voglia di costruire. Ciao ragazzi! Che sei un grandissimo, canti troppo bene. No,
grazie, comunque fa piacere appunto questa iniziativa importante, perché appunto c'è gente che capisce che cosa vuole dire comunque essere ammalati di una malattia così strana e non avere appunto i soldi, con dei medici così bravi per poter continuare a cercare di risolvere questo problema. Grazie a questa gente e alla gente che comunque viene a queste iniziative. Dovrebbe essere, secondo me, comunque una cosa che dovrebbe arrivare dal nostro Stato, per non far scappare i medici, sono i migliori del mondo. Grazie. È il minimo che si può fare quando si è sani, è quando si è sani che bisogna fare queste cose. Grazie a voi. Grazie, sono grande. Molto belle queste immagini, Mirella. Fai una piccola esibizione di quelle della Gazzetta. Io ho un problema, ho un grave problema, ho perso il cervello. Io senza cervello arrivo a leggere i giornali e capisco i titoli, cosa che non mi succedeva col cervello. Un giornale come questo che esce, Quotidiano Nazionale, ma lo leggiamo solo a Milano, Il Giorno, esce tutti i giorni, è uscito anche il 2 novembre, Il Giorno, pagina 9 del Giorno, Belgio, super pene per i pedofili. In che senso? Cos'è, un premio o una punizione? Inter, Ranocchia, ho sofferto l'umidità. Germania, Immobile se ne va. Barzagli, la coscia è stirata e il culo che è stropicciato. Fatta l'ampolla col sangue di Wojtyła, è giallo. Ti chiami Il Fatto Quotidiano e mi fai un titolo: farci le canne ci guarirà. E qui 9.000 processi in fumo. Pensioni, bisogna colpire chi non ha mai lavorato. Berlusconi, vogliono colpire me. L'affresco di Leonardo da Vinci, no? Si vede, proprio notizia, si è staccato un pezzo dell'affresco di Leonardo da Vinci, dell'Ultima Cena, e si scopre alle spalle di Gesù Cristo un personaggio che non c'era. No, è il sindaco Marino. E si vede chiaramente Gesù Cristo che si rivolge agli altri apostoli e fa: chi cazzo l'ha invitato questo qui? E dal fondo della sala Giuda: giuro non sono stato io. Soldi anche alla Bindi. Libero, il buco della Fornero ci costa 15 miliardi. Togliere la poesia nella pubblicità. Guardate qua, eiaculazione precoce, vogliamo parlarne? Non c'è fretta. Bravo! Henry Zaff, una persona che invece di presenziare gli eventi ne ha fatto la sua attività, il suo lavoro, e oggi ci racconterà un po' di cose del nostro Thomas Incontri. Ciao Thomas. Buonasera, buonasera a tutti, ciao. Io so che ci vuole un po' tanto tempo per raccontare, per leggere il tuo curriculum, no? Ma lasciamo stare, insomma, quindi, parliamo d'altro. Però si dice che gli artisti normalmente sono umili e non dicono mai no, assolutamente. Le cose loro. Ma infatti sarò breve, sono nato nel 1900, no, sto scherzando ovviamente, ci mancherebbe. Sicuramente io sono contento perché al di là del mio lavoro, di quello che faccio, grazie per la tua introduzione, ero presente alla serata lì a Senago, quindi è stato per me un piacere condividere il microfono con Squalo, che saluto chiaramente. È stata una serata come al solito molto divertente, ma sicuramente anche oltre al divertimento c'è stata insomma una parte molto particolare dedicata chiaramente ad Alberto. Quindi fare del bene credo che sia sempre la cosa importante e positiva, soprattutto per noi che insomma fino ad oggi stiamo bene, no? Parliamoci chiaro. Sì, qualche anno fa ero assolutamente in diretta con Antenna 3, Tele Lombardia, e ci siamo divertiti. Hai fatto parecchi anni, eh?
Abbastanza, dai, qualche anno l'abbiamo fatto. Adesso invece c'è Amica Talent Show, che è un talent dedicato a tutto ciò che è talento, quindi dalla comicità alla magia, al cabaret, al canto e quant'altro, dove diamo l'opportunità, diventa comunque una sorta di vetrina per tutti i talenti di esibirsi comunque sul circuito nazionale. E perché no, poi ci sarà anche un vincitore che oltre che prendere un premio in denaro, insomma, si divertirà con il tour di Amica Talent Show. Non hai voluto dirci la rete, anche se si sa già, mi hai detto. Ma non si dice però la rete. Però è una rete importante, primaria, possiamo dire questo. Saremo su piattaforma Sky e su Digitale Nazionale. No, scusami, uno che crea eventi si chiama Incontri. Harry, effettivamente io con il mio cognome avevo due opportunità. O creare, insomma, o fare il conduttore e creare eventi, perché no? Oppure una casa d'appuntamento, ho scelto la prima che è la meno peggio, insomma. Quindi dai, va bene così. Grazie. Benissimo, benissimo. Quando andrà in onda questa nuova trasmissione, più o meno? Partiamo da gennaio. La prossima puntata ci sarà la premiazione del microfono d'oro. Lì già ne vedrai alcuni come cantanti. Poi sui cabarettisti vedremo di mettere in piedi qualcosa di veloce a questo punto. Che dici? Perché no? Anche no, scusami, già lavoro poco adesso, se poi ne creiamo altri comici, no, ma si sente. No, è vero, non bisogna creare troppi comici, hai ragione. Scherzo. Comunque tu dici, è meglio non creare altri cabarettisti perché sennò poi non lavori più, insomma. Sì, appunto, no, l'hai detto tu, non l'ho detto io, io non voglio distruggere la carriera a nessuno, ci mancherebbe. Ma ci sono i direttori artistici, ci sono come si chiamano, i tutor. E Adriano, hai mai fatto il tutor tu in un film hard? Il tutor? Tutor? Ho fatto di tutto. Sai Adriano che io ho fatto un provino per fare un film hard. E cosa è successo? No, io era una questione di dimensioni, ma io ho anche detto, ma non usavate il grand'angolo? Hanno detto no, guarda. No, io mettevo il microscopio, attaccavo la telecamera al microscopio, mi sembrava grosso. E con questa battutaccia direi, se il maestro non vuole aggiungere qualcosa, dai un saluto ai nostri telespettatori, Rudy. No, ma come telespettatori? Perché siamo in televisione. Siamo in televisione? No, questa era una puntata vera o mi avete preso in giro? È vera? Erano le prove, va bene. Ragazzi, è una disgrazia, mi tocca. Grande, alla prossima. Ciao a tutti, ci vediamo. Alla prossima puntata. Con un pubblico vero. Silenzio d'imbarazzo.